Siamo con Charlie Arturaula. Benissimo. Un basco americano. Americano, sì. Americano basco, sì, un po'. Sì. Cittadino del mondo. Cittadino del mondo del vino. Del mondo del vino, che si occupa naturalmente di vino, ed è un educatore del vino. Sì, sì. Ecco. Ma tu educhi in che senso educhi? Io sono professore di un'università per le ultime 4 anni, dopo di girare il mondo con i vini italiani, girare l'America con i vini italiani, ho lavorato in ristoranti italiani in America, anche ho mandato avanti grande carta di vini. E l'ultima grande carta di vino che ho fatto si chiama l'Accademia di Vino a New York. E posso dire che questo ultimo premio che Vinitaly mi ha dato al mondo, comunicatore del vino al mondo, è un riconoscimento agli anni che ho lasciato il mio cuore e la passione per mandare il vino italiano avanti. Ma non è solo quello, perché adesso come educatore la missione, se puoi dire, è di educare quelli palati giovani con i vini, come adesso parliamo di Bracchetto, parliamo di La Barbera, parliamo del Nebbiolo, parliamo di tutta questa belle, dicono, grappoli che abbiamo qui nel Piemonte. Per me è un onore essere parte di questo gruppo internazionale. Ecco, a proposito di vini, parliamo del Bracchetto. Come vedi le potenzialità di questo vino del Bracchetto? Come gli ho detto al presidente, al signor Di Cagnari, gli ho detto, per me il Bracchetto è una cosa di amore, ma anche per me è una cosa di infanzia. Perché? Perché mi ricordo da bambino gli immigranti piemontesi che venivano nel paese, che apportavano questi bicchierini del Nebbiolo rosso, che era uno spumante tipico. Io ho cominciato ad avere Nebbiolo già da bambino. Per me il Bracchetto, si può dire, è una uva di amore, è una uva di San Valentino, apporta il messaggio di un terreno molto molto diverso che è il Piemonte, e ha qui, possiamo dire, i romani già erano qui tanti anni fa, vero? Ma la storia più importante è che questo rilancio o questo rinascimento del Bracchetto è molto importante per noi in America, che mandiamo avanti l'educazione già da tanti anni. No? Ecco, ma secondo te il mercato americano può rispondere bene ad un vino? Il mercato americano già risponde al Bracchetto, risponde non solo al Bracchetto, risponde alle aziende. Ma la storia è che penso che ancora si può fare un lavoro, mandare un messaggio più diretto, che sì, ci sono di queste aziende, oggi siamo qui in Gancia, ma ci sono tante aziende che fanno un bello Bracchetto, ci sono delle bollicine piccole, le bollicine grandi, ci sono dei tante che sono un po' più dolci che le altre, ma penso che indietro del Bracchetto c'è più la storia, che quella è la missione nostra. Mandare a questi palati nuovi con un po' di storia, senza diventare così, si può dire, deep, no? Troppo profondo, perché dopo perdiamo, E più, ecco, easy going, friendly, è quello che vogliamo fare, perché il Bracchetto è friendly, il Bracchetto non è un vino che dovremmo pensare tanto. Io penso che si vede nel mercato americano un'amicizia nuova, si vede nel mercato americano una forma nuova di trovare un vino che è molto easy going, no? Che Bracchetto dà, quello puoi fare. Grazie. Prego, un piacere.